Il Bari non va oltre il pareggio tra le mura amiche del San Nicola. Contro la Vibonese, mister Vivarini si affida come al solito al 3-5-2. Unica novità in formazione è Folo Runcio, per la prima volta titolare dopo l'operazione al menisco. A dargli sostegno a centrocampo Aua e Schiavone. Il Bari comincia subito fortissimo. Al quarto Greco esce a valanga e travolge il suo compagno di squadra Altobello. Sul pallone vagante si avventa Antenucci che a porta vuota infila l'1-0 e sigla il suo settimo gol stagionale. Modica è costretto al primo cambio, fuori il numero 21, dentro Malberti. È proprio il numero 4 che al 12esimo sbaglia e regala palla a Simeri, che si libera in dribbling di un avversario e va al tiro, ma trova Greco che in tuffo salva i suoi dal raddoppio dei padroni di casa. Ma gli ospiti prendono coraggio e al 19esimo cercano il pareggio con Berardi, che arriva tu per tu con Frattali. Provvidenziale l'uscita dell'estremo difensore sul numero 16. 4 minuti più tardi sono sempre i calabresi ad assediare l'area di rigore avversaria. Prima Berardi e poi Trumbarello provano la conclusione, ma i difensori del Bari respingono. E ancora Vibonese, dopo un'ottima chiusura di Berra al 26esimo, i rosso-blu sfiorano di nuovo il gol del pareggio. Bernardotto anticipa Di Cesare e tira, ma è ancora una volta Frattali a salvare il Bari. Intanto Altobello esce dal San Nicola in ambulanza e il primo tempo va in archivio con i biancorossi in vantaggio. Il match ricomincia e al 54esimo Prezioso va al tiro da buona posizione, ma per Frattali è tutto troppo semplice. Risponde il Bari un minuto più tardi, Antenucci punta l'area di rigore, si porta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo. Provvidenziale l'intervento di Greco. Modica rivoluziona tutto nella sua Vibonese e fa entrare tra gli altri Emmausso e Taurino, che al 60esimo firma la rete del pareggio. Tito, altro neo, è entrato a crossa per il numero 20, che in spaccata anticipa Di Cesare e trafigge Frattali. Solo 4 minuti dopo la Vibonese indemoniata riesce a raddoppiare, azione tutta in verticale, Emmausso si inserisce in velocità e batte di destro Frattali, è 2-1 per gli ospiti. Vivarini prova a cambiare qualcosa, fuori Costa e Folo Runcio, dentro Corsinelli e Terrani, ed è proprio il numero 27 biancorosso che al 69esimo approfitta dell'errore di Malberti e si invola verso la porta. Tocco sotto a scavalcare Greco e il risultato è sul 2-2. Entrano anche Floriano e Neglia, fuori Aua e Simeri per un Bari super offensivo e i ritmi si alzano notevolmente. Il Bari non si accontenta e prova a vincere la partita con Antenucci che, servito da Corsinelli, va alla conclusione, ma Greco neutralizza in due tempi. Dopo una chance per Taurino, l'arbitro fischia la fine. I biancorossi, dopo un brutto primo tempo, non riescono a cambiare marcia e subiscono il ritorno degli ospiti, che impongono il secondo stop casalingo alla squadra di mister Vivarini.